Scenda il fuoco.
A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la nostra ubbidienza e noi rispondiamo. Ora ascolto Giacobbe, mio servo, o Israele che io ho scelto. Così dice l'Eterno che ti ha fatto e ti ha formato fin dal seno materno colui che ti aiuta. Non temere, o Giacobbe, mio servo, o Jeshurun che io ho scelto, poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Essi cresceranno in mezzo all'erba come salici lungo corsi d'acqua. L'uno dirà: io sono dell'Eterno. L'altro si chiamerà col nome di Giacobbe e un altro scriverà sulla sua mano dell'Eterno e si onorerà di portare il nome di Israele. Così dice l'Eterno, il re di Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo e all'infuori di me non c'è Dio. Chi è come me? Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me da quando ho stabilito questo popolo antico. Annuncino loro le cose che avverranno e gli avvenimenti che avranno luogo. Non spaventatevi, non temete. Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo? Voi siete miei testimoni. C'è forse un Dio all'infuori di me? Non c'è altra rocca, non ne conosco alcuna. Gloria al nome del Signore. E fin qui è la lettura della parola di Dio. Io credo che se l'abbiamo già letta o seguito la lettura con molta attenzione, io credo che la consolazione c'è già nel nostro cuore, perché sono parole e parole che fanno parte di quella parola che non può assolutamente e assolutamente non avere quell'effetto benefico che ha sulla vita di coloro che credono. Certamente mi ripeterò tante volte in certe espressioni, sono ed è anche doveroso che io possa o debba ripetermi, perché oltre a quello che il Signore manda per noi che siamo qui raccolti, per questa parola che ci arriva, questa parola ha indirizzato ancora a tanti altri fratelli e sorelle che ancora ci seguono nelle loro case, forse a tanti che sono nelle prigioni, ad altri che stanno in diversi luoghi. E questo è molto importante, e anche io credo che questa parola possa raggiungere tante persone che forse casualmente, fra virgolette, casualmente, possono fra le moltitudini dei canali televisivi, possono scegliere questo canale per curiosità o per altro, ma io credo che il Signore anche in questo ha la sua perfetta regia spirituale, ha la sua gloria per l'avanzamento del suo regno, perché il Signore conosce i cuori di tutti gli uomini. Amen. Oh, dico gli uomini, dico anche le donne, intendo del genere umano, voglio essere particolarmente preciso anche in questi dettagli. E quello che volevo dire di quello che è necessario chiarire subito delle idee. Qualcuno pensa, dice: ma questa parola che tu hai letto era rivolta al popolo originale, iniziale di Dio, che era il popolo di Israele, gli ebrei, no? Detti in maniera molto più, diciamo, molto più precisa. Ebbene, chi fa queste osservazioni non è del tutto nella condizione di poter capire e di poter soprattutto intendere che questa parola inizialmente lo è stato per il popolo di Israele, ma con la venuta di Gesù, con l'innesto che c'è stato fra quello che era considerato l'ulivo per eccellenza, che era il popolo che il Signore aveva chiamato attraverso il suo servitore Abramo da Ur dei Caldei, la prima chiesa che il Signore chiamava ad uscire fuori dal mondo, dalla poligamia e da tante altre situazioni, e per adorare soltanto il vero unico Dio,
che è spirito e verità, che è sempre stato spirito e verità, in quell'ulivo con la venuta di Cristo, che è venuto prima per questo popolo, anche se la maggior parte di questo popolo lo sta ancora aspettando, in virtù che il nuovo popolo ha accettato, ha ricevuto, ha fatto per sé il dono grande della grazia, della salvezza, del perdono di Dio, ancora quello che è considerato, come lo definisce l'Apostolo Paolo in una particolare epistola, quello che era l'ulivastro, perché non era previsto in origine quale pianta autentica è stata attraverso Cristo innestata ed è diventato popolo di Dio. Noi siamo popolo di Dio, vogliamo dirlo. I cristiani sono popolo di Dio. Sto dicendo i cristiani. Amen. Non sto mettendo nome di chiese. Non voglio mettere niente. Io dico i cristiani. E i cristiani non sono quelli che dicono io sono cristiano. Sono quelli che manifestano Cristo nella propria vita. Quelli che di Cristo non ne hanno fatto un paravento, non ne hanno fatto una scusa, non ne hanno fatto un motivo di apparenza di santità, ma coloro che manifestano in se stessi, alla famiglia, alla società, al mondo, che Gesù vive nel loro cuore. Voi siete fra questi? Siete veramente fra questi? Lo siete fra questi? Qualcuno ci chiamerà presuntuosi, è una santa presunzione. Io sono fra questi, gloria al nome del Signore, è una santa presunzione. Allora dico questo perché? Perché soltanto così possiamo comprendere che tutta la parola di Dio, e qui faccio un'altra osservazione, conosco dei cristiani, cari fratelli, ma che sono un po' limitati automaticamente da se stessi nella ricezione della parola di Dio. Fanno una netta distinzione fra l'Antico e il Nuovo Patto, ossia fra l'Antico e il Nuovo Testamento. Questi cari fratelli, che pur seguendo il nuovo, hanno perso di vista una cosa importante, che Gesù non è venuto ad annullare né la legge e né i profeti. Cioè, sta a indicare che proprio Gesù ha dichiarato questo, che tutta la parola di Dio è parola per coloro che gli appartengono. E consideratemi, e meglio, permettetemi di esprimere un ulteriore concetto che naturalmente è assimilato dalla maggior parte di voi, perché non è un concetto nuovo, è un concetto antico. Nelle cose di Dio non c'è niente da scoprire, è tutto scoperto, c'è da ricevere, c'è da prendere per se stesso e metterlo in pratica. Conoscete bene le due definizioni che stanno a farci capire quello che è il discorso della parola di Dio, la parola di Dio. La prima cosa voglio confermare e affermare quello che è una verità biblica, soprattutto una realtà della nostra fede. Per noi cristiani evangelici, biblici, cioè i cristiani che non solo leggiamo la parola, ma cerchiamo di vivere attraverso la parola, secondo la parola, la Bibbia è tutta parola di Dio. Non contiene la parola di Dio. La Bibbia è parola di Dio. E tornando a quei fratelli che distinguono e dicono ma l'Antico Testamento parlava agli ebrei, oggi non serve più perché c'è il Nuovo Testamento che soltanto, voglio ricordare ancora le parole di Gesù, ma non soltanto le parole di Gesù, ce ne sono in tutte le epistole dove quella parola di ieri e la parola di oggi è fusa insieme e attraverso Cristo parla ancora al nostro cuore. E dicevo ancora le due definizioni che vengono dalla lingua greca, conoscete tutti che soprattutto il Nuovo Testamento è stato scritto in lingua greca, ma due definizioni ben precise di cui la parola se ne conosce quasi sempre una e se ne ignora l'altra. Una è logos, che è la parola generale di Dio, la parola storica,
La parola che ci parla della Genesi o della Genesi? La parola che ci parla di tutti gli avvenimenti storici incrociati che riguardano, hanno riguardato il popolo di Israele, ma hanno riguardato anche, riguardano la costituzione della prima chiesa cristiana, di quelle che sono state le chiese fondate perché Gesù ha mandato i suoi apostoli. Ma c'è un'altra parola che conoscono molto bene, perdonatemi se qui metto un accento di natura denominazionale. Voglio dire perché è quella che più ha toccato tante vite in tanti secoli. È quello che ci fa innamorare della parola. È quello che ci fa innamorare di Gesù. Ed è la parola rema. Non remo, rema. Remo ama la parola rema. Questa parola rema, che ho detto al di là di una spiegazione tecnica come molti di solito vogliono, c'ha un significato pratico, autentico, un significato da validare subito e da convalidare nella propria vita, un significato che assume una dimensione spirituale notevole. Questa parola rema è quando questa parola noi la leggiamo e la riceviamo come parola che parla a me, al mio cuore, la voce di Dio che si rivolge proprio a me, che si rivolge a te, che si rivolge a ciascuno di noi, che parla al vostro cuore. E quando questa parola rema che noi riceviamo per la fede, e quella fede dono di Dio che viene dalla predicazione della parola, dalla lettura della parola, questa parola è la voce di Dio. È la voce di Dio, è la voce di Dio che mi parla, che vi parla. E allora, fatta questa debita precisazione, che era indispensabile, allora possiamo dire che Isaia 44, versi 1 a 8, che abbiamo appena letto, è Dio che parla al mio cuore, è Dio che parla al tuo cuore, che parla al nostro cuore. E allora dobbiamo dire: parla Signore, parla Signore, continuatelo, parla Signore, parla, parla Signore, che i tuoi figli ti ascoltano, che i tuoi figli vogliono fare attraverso la tua parola, la tua. Non ho sentito bene. Che parole meravigliose. Allora in questo momento Giacobbe diventa Israele spirituale. Conoscete anche che già Giacobbe fu cambiato il nome. Ricorderete, sicuramente coloro che conoscono la scrittura dell'Antico Patto sanno che con la lotta con l'angelo dell'Eterno, e non sto qui a spiegare altrimenti andremo fuori dal tema, Giacobbe gli fu cambiato anche il nome, divenne Israele. Il popolo eletto di Dio. Nel nome di una persona c'è poi la realtà di un popolo. Oggi c'è chi si identifica in una maniera, chi si identifica in un'altra. Molti cercano e cercano una propria identità e la cercano e cercano di staccarsi da altre identità. Ognuno ha la sua carta d'identità. Ma spiritualmente abbiamo una identità gloriosa, spirituale, infallibile, eterna. Eterna. Noi siamo popolo di Dio. Facciamo parte del popolo di Dio. Io amo il popolo di Dio. Voi lo amate il popolo di Dio. Dio ama il suo popolo. E questo popolo vive in mezzo a tante altre che non sono ancora popolo. Sono popolo, ma non di Dio. È un popolo che vive lontano da Dio. O meglio, sono tanti popoli, tante razze, tante nazioni che vivono lontane da Dio. Israele si vantava e si vantava nell'Antico Patto di dire: noi siamo l'unico popolo di Dio. E sembrava questo un poco egoistico, un poco di natura centralistica. Ma con la venuta di Gesù, Dio ha manifestato il suo amore a tutta l'umanità, alle generazioni. Non guardando più la provenienza, la discendenza, non guardando il colore della pelle, non guardando lo stato sociale, ma guardando soltanto a quello che è frutto del suo amore. Gli occhi di Dio
hanno la sua luce d'amore, e la luce dell'amore di Dio è riversata su tutta l'umanità, e io non dimenticherò e non tralascerò mai il verso principe che anche le pietre hanno imparato a memoria, quello che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3 al verso 16, che dice, vogliamo dirlo bello, e Dio ha tanto amato gli uomini, diciamolo, l'umanità, il mondo, l'umanità, che ha dato, ha mandato il suo unico figlio, affinché, quando sono grato a Dio, quando arriviamo a questa frase, o meglio a questa congiunzione, affinché io guardo a me, affinché Remo credesse, affinché tutti quanti noi, affinché gli altri che ancora non l'hanno fatto. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque, gloria al Signore. Oh, questo chiunque mi richiama alla memoria anche un po' le lotte teologiche che si sono sviluppate nei secoli, lotte di natura teologica del dire che Dio ha predestinato o non ha predestinato, ma davanti al chiunque io dico e credo che anche oggi, se ci sono coloro che hanno queste velleità di carattere teologico di diciamo opporsi, il chiunque dovrebbe cancellare ogni forma di individualismo, ogni forma di pensiero personale. Chiunque significa soltanto chiunque, cioè tutti quelli che vogliono. Amen, tutti quelli che vogliono, perché certamente questo Dio grande e meraviglioso non ha costretto nessuno con la forza, è l'Iddio dell'amore. Se noi in questo momento siamo qui e stiamo ricevendo la sua parola, è perché abbiamo piegato noi il nostro cuore, abbiamo ricevuto, abbiamo accettato il dono d'amore di Dio. Se tu sei lì davanti alla televisione e non hai cambiato ancora canale, e spero che non lo cambierai per te, non per la mia persona, per ricevere la parola di Dio, è un'offerta d'amore che continua a giungere e giunge per tante vie, è giunto da uomini che l'hanno annunziata e facendo il loro cammino su questa terra, è qualcosa che continua, è giunto attraverso uomini particolari, donne particolari, ma anche che è giunto attraverso semplici credenti che hanno accettato, hanno capito, hanno fatto loro quella parola di comando che noi abbiamo ricevuto gratuitamente. Non abbiamo pagato niente. Ricevere le cose di Dio non costano niente. Ha pagato tutto Lui. Il Padre ha pagato mandando il Figlio, l'agnello immacolato, purissimo, senza difetto. È quel Gesù che lo stesso Isaia definisce e dice che come una pecora muta davanti a chi la tosava, non ha aperto la bocca e ha dato se stesso, si è offerto per dare a noi uomini e donne il cui peccato aveva tolto ogni speranza di vita e di vita eterna, e ci ha donato salvezza, pace, consolazione, speranza, vita eterna. Vogliamo dirlo insieme, vita eterna. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Questo chiunque ancora oggi vale. Oggi c'è la possibilità di dirlo attraverso l'etere, c'è la possibilità di dirlo attraverso la telematica, i vari canali, la comunicazione sta cambiando o sta migliorando e sta raggiungendo più velocemente tutte le parti del globo. Sappiamo che il Signore ritornerà, ma sappiamo anche che ritornerà quando questa promessa, questa realtà è stata annunciata a tutto il mondo, e io credo con i nuovi mezzi di comunicazione, è un mio pensiero personale ovviamente, non intendo assolutamente renderlo generale, è il mio personale, ma io credo che attraverso i mezzi di oggi, mass media, internet, eccetera, eccetera, perché anche su internet, grazie al Signore, si predica l'Evangelo, si manda l'Evangelo, si annuncia l'Evangelo. Alleluia!
e forse ci saranno ancora altri mezzi che io e voi neanche possiamo capire e conoscere in questo momento, ma io credo che questo sta accelerando i tempi della conoscenza, sta accelerando quei tempi in cui ogni creatura, anche quelli delle foreste, anche quelli che sono ancora nelle zone che riteniamo zone isolate dalla civiltà, potranno ricevere non solo attraverso missionari, uomini e donne che si spingono nell'entroterra, ma il Signore sa come farlo arrivare. Perché? Perché io credo che il ritorno del Signore è vicino. Gesù ritornerà. Maranatà! E allora, e veniamo al nostro testo, veniamo alla nostra consolazione, ancora a questo popolo fedele, a questi uomini, a queste donne che trovano che Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è veramente fedele. Perché il popolo di Dio riconosce soprattutto la fedeltà di Dio. Un popolo si sottopone al suo re, si sottopone a colui che è al di sopra, perché lo riconosce innanzitutto fedele. Alleluia! E Dio è fedele! Amen! E questa parola ci incoraggia, e ci incoraggia proprio per i momenti di smarrimento, i momenti di difficoltà, i momenti in cui c'è la paura, c'è soprattutto l'indecisione, il futuro, cosa ci riserverà. E c'è una grande parte della popolazione che è ancora mondiale, che in queste condizioni molti vivono con la paura dentro, non sanno quel che succederà. Ogni minuto sembra che arrivi una cattiva notizia, ogni minuto sembra che nasca qualche cosa. Si vive, e oggi si vive, soprattutto in questi ultimi tempi, a quello che potrebbe essere la cattiva notizia, o il cattivo avvenimento, o la grande tragedia, o il grande evento negativo, perché si vive più di negatività che di positività. Non so se questo parlare vi trova consenzienti. Ma stiamo vivendo sul pianeta Terra tutti quanti, no? Siamo ancora sul pianeta Terra e fra i cataclismi, i naufragi, i nubifragi, e fra quelli che sono i grossi incidenti, le malattie, adesso fra non molto un altro inverno, le varie influenze che prendono nomi, che cambiano sempre, ci sono sempre le varie epidemie, le varie realtà. La malattia del momento, le malattie del momento che compaiono in poco tempo distruggono l'essere umano e tutti gli sforzi e le belle dichiarazioni anche di chi ha tutta la buona volontà. Ne sentivo uno, qualcuno detto da un personaggio molto famoso del governo, il cancro sarà sconfitto fra 20 anni. 20 anni. 20 anni. Forse per me 20 anni... sono parecchi, forse troppi, non lo so. Ma poi finirà una cosa, ne nascerà un'altra, perché la speranza dell'uomo è nell'uomo. E dice la parola di Dio, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Questo ve lo devo dire, perché l'uomo, se potesse fare le cose al di sopra delle sue forze, l'avrebbe già fatte. L'uomo è illimitato, ma soprattutto l'uomo che non crede in Dio, l'uomo che non conosce Dio, l'uomo che non fa la volontà di Dio, l'uomo che non ha il timore di Dio, l'uomo che non ha la fede di Dio, l'uomo che non capisce le cose di Dio. Quale speranza c'è nell'uomo? Quale possibilità? E allora al popolo suo il Signore fa sapere ancora in questa sera, in questo giorno, in questa occasione, in questa predicazione, in questa meditazione, e gli fa sapere, così dice l'Eterno, che ti ha fatto e che ti ha fatto nel grembo di tua madre, lui che ti ha dato i natali, lui che ha impastato quella pasta e ci ha messo la vita e ci ha messo quella che biologicamente è la vita, ma non solo quella, ci ha messo anche un'anima, ci ha messo lo spirito. Gloria al Signore! Questo va al di là delle dimensioni biologiche, va al di là delle dimensioni di carattere clinico-medico. Gloria al nome del Signore! Perché? Perché ancora questa è una grossa realtà, al di là di quello che gli uomini vorrebbero anche cambiare, di quello che sono le duplicazioni in serie che ben conoscete, fatte con animali e poi fatte anche con esseri umani. Il Signore ci ha fatte diverse l'uno dall'altro, perché al di là dei tratti somatici, che pur si possono rassomigliare, abbiamo un'anima individuale, abbiamo una personalità che ha messo Lui dentro ciascuno di noi. Non siamo stati fatti con un duplicatore, ci ha creati Dio. Dio.
E poi quando accettiamo il dono di Dio ci ha ricreati sempre Dio mediante lo Spirito Santo e il sangue di Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore! E questo Dio parla a coloro che credono, non a quelli che dicono di credere, a coloro che credono in Lui. E questa parola è una parola entusiasmante, incoraggiante, è una parola che ci risolleva, perché tante volte, anche avendo la fede in Lui, ascoltando a destra, ascoltando a sinistra, guardando le cattive notizie, i giornali e tutti i mezzi dei media, vengono volte che anche i cristiani hanno un cuore arrabbuiato, sembra che la loro fede sia come una lampada che comincia a diminuire di intensità, la luce comincia a scemare. Ma questa parola, e questo è per i cristiani che non leggono la parola, che non hanno costanza nella parola, è la parola che ci dà dell'olio nuovo, fresco, per illuminare, per accendere la nostra lampada, per sentirci tranquilli nel Signore. Gloria al nome del Signore. E ricorderete certamente che Gesù ha dato fin dai primordi, ha dato fin da alcuni secoli, migliaia, centinaia di secoli, ha dato una speranza e ha dato una certezza che viene dalla parola di Dio. Tutti conoscono il Padre nostro, ma quanti credono nell'efficacia, della sostanza della preghiera del Padre nostro? Quanti lo credono? Io so che voi lo credete, perché siete popolo di Dio, siete rimasti popolo di Dio. Quando ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, e sappiamo che un padre non abbandona i figli, un vero padre. Mi direte che oggi ce ne sono molti che disconoscono i figli, che abbandonano i figli, ma il Padre celeste non ha abbandonato nessuno, e Gesù ce lo dice, Lui stesso, che non ci abbandonerà, non ci lascerà giammai. Lo crediamo? Lo abbiamo creduto? Continuiamo a crederlo? Questa è verità di Dio, la verità della parola di Dio. Questa parola appunto ci incoraggia, e io non posso analizzarla verso per verso, ma ci sono promesse gloriose, promesse che il Signore dice, così dice l'Eterno, e quando Lui apre la bocca benedice, perché quando dice, dice bene, amen. Lui bene dice, così dice l'Eterno, e dice cose meravigliose, e dice, io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti, essi cresceranno in mezzo all'erba come salici lungo i corsi d'acqua. Conoscete i salici, vero? Bell'albero, pieno, frondoso, che anche delle qualità e delle caratteristiche speciali a protezione proprio dell'ambiente, dell'essere umano, almeno così ho rilevato tante volte da qualche testo di botanica. Il salice, oltre ad essere rigoglioso, lo chiamano piangente molte volte, perché è abbondante, è visibile, e come è visibile, ma pare che abbia anche delle qualità che allontanano ancora zanzare e animaletti così dannosi un pochino a quella che è la salute pubblica. Questi salici lungo i corsi d'acqua che hanno bisogno, e hanno bisogno di essere rinvigoriti, e vengono rinvigoriti, e l'Eterno spanderà ancora dell'acqua della vita, e gli continuerà, amen. Ancora in questo momento vogliamo dell'acqua della vita. Molti non la conoscono, conoscono l'acqua della Madonna, conoscono le varie acque, l'acqua vera, l'acqua non vera, le varie marche, l'Italia è piena di marche, abbiamo acque da tutte le parti, invece nelle regioni orientali hanno il petrolio di tante marche, e litigano perché l'acqua è più preziosa del petrolio. Il petrolio serve per far camminare le macchine, l'acqua serve per dar vita agli uomini, alleluia al Signore, ma l'acqua della vita non la conoscono solo il popolo di Dio. L'acqua della vita è lo Spirito di Dio, questo Spirito che ancora nel profeta Gioele veniva annunziato e avverrà negli ultimi tempi, dice il Signore, che io spanderò lo Spirito mio sopra ogni carne. C'è una reclame del mondo che dice per pochi e non per molti, mi sembra che sia proprio all'opposto, il Signore dice proprio il contrario, spanderò lo Spirito mio sopra ogni carne. Queste parole sono state prese poi nel giorno della discesa
della Pentecoste cristiana, dello Spirito Santo, furono riprese dall'Apostolo Pietro, se ben ricordate, nel capitolo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, li ha citate anche lui. E avverrà negli ultimi tempi, dice il Signore, che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, i vostri figliuoli, i vostri vecchi, e fa tutta un'enunciazione. Oh, qualcuno pensa che erano tempi che sono andati via. Molti dicono, ma questo si riferiva soltanto a circa 20 secoli fa. Io vi dico che il Signore dice, io sono lo stesso di ieri, di oggi, di sempre. E il popolo di Dio è il popolo di Dio. Amen. Sì, una generazione se ne va, un'altra viene. Anche nel popolo di Dio ci sono quelli che stanno nella gloria aspettando che arriviamo tutti insieme nel giardino di Dio. Ho detto bene? Quel giardino lo guarda a terra, non in cielo. Ma paradiso significa giardino, no? Significa così, o no? Almeno mi è stato insegnato che paradiso significa giardino, perché quando poi saremo tutti insieme, entreremo insieme nella casa del Padre. Entreremo nella casa del Padre. Ma in tutto questo tempo, questo Dio ti vuol far sapere, ci fa sapere, che Lui non ci abbandonerà, che Lui continuerà a benedire la nostra vita, e la nostra vita continuerà a essere ancora per gli altri fonte di benedizione. Perché? Perché Lui fa di noi stessi delle sorgenti, Lui riversa la sua acqua su ciascuno di noi, e noi dobbiamo essere per gli altri canali di benedizione da parte di Dio. Siete d'accordo? Anche voi siete d'accordo? Gloria al nome del Signore. E io credo che in questo momento potremo dire noi queste parole. L'uno dirà, io sono dell'Eterno, e l'altro si chiamerà col nome di Giacobbe, Israele, e un altro scriverà sulla sua mano dell'Eterno, e si onorerà di portare il nome di Israele spirituale. Israele, in questi tempi le guerre, le difficoltà, anche il mondo è diviso, chi ha favore, chi ha sfavore. Israele, i palestinesi, anche i palestinesi appartengono a Gesù. Appartengono a Gesù anche i palestinesi. Cristo è venuto proprio per togliere tutte le differenze. Oh, se l'Evangelo fosse predicato come si conviene e arrivasse nei cuori sia degli israeliani, israeliti di oggi, degli quelli che sono rimasti conservatori, che aspettano il Messia come condottiero, ed entrasse questo Vangelo nei fratelli palestinesi, non ci vorrebbero gli Arafat e quegli altri che si mettono intorno, ma con Gesù la vera pace è stabilita, è un fatto concreto, perché Gesù è il principe della pace. Amen. Ah, Signore, toccale quelle popolazioni, lo vogliamo dire col cuore. Si ammazzano ogni giorno, da qua, di là. Mi direte, ma non solo là, sì, è vero. Tutta la terra è diventata una polveriera, la definiamo così. Fuochi di qua, fuochi di là, odio, razza, razze, uno contro l'altro, quello che è i suoi diritti. E nella nostra nazione, a favore dell'uno, a sfavore dell'altro, contro chi ha il colore diverso della pelle, quelli che hanno avuto la disgrazia di vivere e di nascere in località ben distanti, dove non c'è quel che noi invece abbiamo avuto il privilegio di avere come esseri umani, soltanto perché sulla crosta della faccia terrestre siamo nati in una determinata località. Quanto egoismo, quanta avarizia, quante cose. Cose che ci fanno anche soffrire, vero? Perché i figli di Dio soffrono anche di questo. Ma pensate quanto soffre il cuore di Dio. Immaginate quanto soffre Dio. Gloria al Signore. Vogliamo essere anche noi stessi, mentre Lui consola i nostri cuori, vogliamo anche essere consolanti verso Dio. Amen. Signore, noi ti amiamo. Vogliamo dirlo insieme? Noi ti amiamo. Io sono dell'Eterno, dichiaralo. Io sono dell'Eterno, sulla mia mano è scritto, io sono dell'Eterno, io sono dell'Eterno. Mi potranno mettere il numero di codice fiscale sotto pelle o sotto la fronte, potrò essere oggetto, perché ormai pare che questi mezzi telematici di alta tecnologia stanno per prendere piede, arriverà il momento che non useremo più le chiavi, già lo succede questo, si metterà la mano, perché sotto la mano ci sono le impronte, avremo i numeri che ci vogliono dare agli
gli uomini, ci saranno numeri di vario genere, ci sono anche dei tristi numeri, non voglio citarli, gloria al Signore, ma noi abbiamo scritto nel cuore, lo portiamo sulla nostra fronte, lo portiamo nei nostri occhi, lo portiamo nella nostra bocca, lo portiamo sulle nostre mani. Noi abbiamo una proprietà spirituale che nessuno ci toglierà, noi siamo dell'Eterno, vogliamo dirlo insieme, noi siamo dell'Eterno. È inutile dire sei mio, sei tuo. Anche perché voglio ricordarvi che le proprietà su questa terra sono tutte virtuali. Dichiarazione del fratello Remo Cristallo, umile servo del Signore. Contesto chiunque, provatemi che mi sto sbagliando. Venitemi a dire che non è vero quello che sto dicendo, ditemelo pure. Ogni proprietà è virtuale, si ammazzano per proprietà virtuale, nessuno se la porta appresso. Fatemi vedere una persona sola che si è portata appresso qualcosa. Io conosco soltanto qualche persona dell'Antico Testamento che se n'è andato così com'era, ha lasciato soltanto qualche mantello. Sapete di chi sto parlando, vero? A chi mi riferisco? Al profeta, al grande profeta di Dio, Elia. Oh, quanto è bello ricordarlo in questi ultimi minuti, gloria al Signore, anche lui era dell'Eterno. E prima di lui è stato ancora un altro personaggio meno conosciuto. Ma voglio dirvi soltanto di Elia perché è più conosciuto, gloria al Signore. Elia sapeva che il Signore se lo doveva prendere così com'era e lo trasformava naturalmente. E come faceva? Cercava di deviare Eliseo, il suo discepolo, dalla sua strada. E diceva: rimani qua, io dovrò andare là. Ed Eliseo, fedele al Signore, cosa diceva Eliseo? Ve lo dico perché dobbiamo dirlo al Signore questo. Quanto è vero che il mio Dio vive, e io non ti lascerò, io ti seguirò, io andrò dove tu andrai. Passavo qualche giorno, un'altra volta, lo dico nella maniera popolare, del racconto popolare, racconto vero, autentico, biblico, e Eliseo: rimani qui, io devo andare. E lui fermo su quella decisione. Quanto è vero che il mio Dio e il tuo Dio vive e l'anima mia, io non ti lascerò. Dove tu vai, verrò anch'io. Dove tu vai, verrò anch'io. Dove tu vai, verrò anch'io. Volete venire tutti insieme a me? Quando? Non dovete venire presso a me. Sarà il Signore a portarci. Perché da un momento all'altro. E da un momento all'altro, quanto mi piace ricordarlo, lo Spirito Santo rapirà la Chiesa. Dico bene lo Spirito Santo? Ho detto bene? Non mi sono sbagliato? Chiedo il controllo dei servitori, controllo scritturale. È lo Spirito Santo che farà questo? In un batter d'occhio, il Signore rapirà la sua sposa, il suo popolo, quelli che hanno scritto io sono dell'Eterno, quelli che lo portano ben in evidenza, quelli che non lo nascondano, perché il popolo di Dio non deve nascondere la verità che è dentro di sé, l'appartenenza. Troppi non si dichiarano, hanno paura del mondo, hanno paura di perdere l'amicizia, la stima, la simpatia del grande funzionario, il moralista. E quanti ce ne sono che di giorno sono brave persone, ma di notte il popolo di Dio è il popolo del giorno, che vive di notte avendo il giorno nella propria vita. Amen! Gloria al Signore! Mi piace ricordare in questi ultimi minuti questo personaggio, Elia. Ebbene, cosa avviene? Che sappiamo... Eliseo non lo molla un minuto, e allora Elia si decide: senti, allora, una volta che sei così costante, sei così attento, non dormiva nemmeno la notte. Io sono convinto che Eliseo non dormiva più nemmeno la notte, per paura che il suo maestro se ne andava, aveva gli occhi aperti, e quando dormiva doveva dormire con un sonno molto leggero. Dice: già che me ne devo andare, dimmi cosa vuoi. Voglio il doppio del tuo spirito. Tu mi chiedi una cosa difficile.
Dio te lo deve concedere. Se mi vedrai quando me ne andrò. E ricorderete il momento più bello, vero? Bello, tragico, in un momento drammatico per Eliseo, glorioso per Elia, glorioso per il popolo di Dio, e poi successivamente glorioso ministerialmente per Eliseo, quando improvvisamente arriva un carro di fuoco, lo prende così com'è. Ecco, perché se lui si è portato quello che aveva addosso. Gli altri lo lasciamo sotto un certo numero di centimetri di terra, sta lì a deperire. Lui se ne andò così, e nell'andarsene così, questo carro di fuoco se lo porta via e va verso il cielo. Ed Eliseo rimane per un istante mortificato, rimane per un istante quasi avvilito e grida, grida, a chi grida? Ma c'è nel cielo una macchiolina nera che si avvicina, c'è qualcosa, c'è una figura di qualcosa, e man mano che si avvicina e man mano che si abbassa acquista sempre più dimensione e lo raccoglie. Che era? Il mantello di Elia, quel mantello che lui stesso convalida, e arriva vicino al corso d'acqua, tocca l'acqua e va oltre. Quel mantello sancì che anche Eliseo era dell'Eterno. Siamo dell'Eterno, siamo dell'Eterno, apparteniamo all'Eterno, apparteniamo al Signore, alleluia sorelle care, noi apparteniamo a Dio, l'Eterno è Dio, un solo Dio nelle tre persone, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, gloria al Signore. Voglio dichiarare in maniera chiara la mia realtà trinitaria, gloria a Dio, la mia realtà che non cambierà mai, e io credo fermamente in questo Dio unico e trino, gloria al Signore. E così dice l'Eterno, così dice l'Eterno, il Re del suo popolo, dell'Israele spirituale, l'Eterno degli eserciti: io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. E di Gesù cosa si dice? Voglio fermarmi proprio su questo ultimo verso. Egli è l'Alfa e l'Omega. Siamo nel quello che è l'alfabeto greco, vero? Prima e l'ultimo. Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Le stesse parole, gloria al Signore. Ecco, tutto questo convalida tutto quello che abbiamo detto, perché Gesù si esprime come si è espresso a suo tempo attraverso la bocca del profeta Isaia, l'Eterno. Io sono il primo e sono l'ultimo. Gesù è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e non c'è Dio al di fuori di Lui. Vogliamo dare un gloria a Dio insieme? Gloria a Dio. Con tutto il cuore, gloria. Gloria a Dio. Abbiamo l'Iddio meraviglioso, l'Iddio dell'amore, ma sì, anche i nostri cari amici islamici, buddisti, che dicono, e vogliamo rispettarli umanamente, socialmente, politicamente, come politicamente molto di più, si onorano. Ma ditemi, quale Dio ha queste qualità come l'Iddio della Bibbia? Non è l'Iddio della vendetta, non è l'Iddio dell'obbligo, non è l'Iddio che proclama che chi non lo accetta deve essere distrutto. L'Iddio dell'amore, colui che dice io sono alla porta del tuo cuore e picchio. Se tu apri, io entrerò da te. Questo è l'Iddio della Bibbia. Il nostro Gesù è l'Iddio della Bibbia. Il Padre è l'Iddio della Bibbia. Lo Spirito Santo è l'Iddio della Bibbia. E noi siamo la continuazione del popolo di Dio della Bibbia. Dio vi benedica, vogliamo starci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare il Signore per qualche istante. Pregheremo prima per i nostri amici che stanno lontani. Amen. I fratelli, io preferisco chiamarli fratelli, sorelle, non nel senso bigottico. Fratelli e sorelle, perché apparteniamo a quell'unico Padre e ci apparteniamo attraverso il vincolo di sangue di Cristo Gesù il Signore. Vogliamo chinare il nostro capo? Gloria al tuo santo nome. Padre Santo, Padre Buono,
veniamo e vengo a te nel nome di Gesù. Padre, ancora questa parola è stato un balsamo al mio cuore, io credo al cuore di tutti i miei fratelli. Ancora una volta, tu incoraggi la nostra vita, tu ci porta avanti, al di là delle circostanze, al di là di un futuro che non possiamo vedere radioso, sia sotto l'aspetto economico, con monete che salgono e monete che scendono, sia sotto l'aspetto politico, sia sotto l'aspetto inteso politicamente religioso, sia sotto l'aspetto della violenza, dell'egoismo. Tu incoraggi ancora la nostra vita, di quanti confidano veramente in te, di quanti non confidano nell'uomo. Padre, in questo momento ricevi il nostro ringraziamento, il mio e quello del tuo popolo. Ricevi la nostra lode, ricevi la nostra gratitudine. E Padre, ti chiedo una tua benedizione potente sul tuo popolo, presente qui in questo luogo, ma ancora tutti quelli che hanno ricevuto la tua parola e quelli che ti appartengono in tutto il mondo. Signore, intervieni con una potente benedizione. E ti ricordiamo che stiamo aspettando l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Prepara i nostri cuori. Tu conosci i cuori sinceri, tu conosci coloro che tu hai eletto, tu conosci coloro che tu eleggerai. Ti rendiamo lode, onore e ringraziamento, Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Quando già aspettavo il tuo ritorno, e io da allora tempo nel passato, e quante volte l'ho dimenticato, però stavolta sono qui darti tutto ciò di me e il resto dei miei giorni ormai a te li dono e tu lo sai, ho fatto sempre a modo mio e quanti errori ho fatto io, però ho pentito torno a te e da stasera in poi. E poi da chi me ne andrò, se sto lontano da te, chi racconterò tutti i problemi, tutti i problemi miei, a chi ringrazierò, quando mi aiuterai, nelle difficoltà. Se il mondo mi odierà, so che non mi porterà, anzi mi rallegrerò, perché tu sarai con me, quando poi mi tradirà, so che certo lo farà, ma me l'hai insegnato tu. Andrò avanti, non mi importerà, e se anche padre e madre mi abbandonassero, sono sicuro che non lo farai, perché tu sarai con me,
problemi, tutti i problemi miei. A chi ringrazierò? Quando mi aiuterai nelle difficoltà, non mi abbandonerai. Se il mondo mi odierà, so che non mi porterà, anzi mi rallegrerò, perché tu sarai con me. Quando poi mi tradirà, so che certo lo farà, ma me l'hai insegnato tu. Andrò avanti, non mi importerà, e se anche padre e madre mi abbandonassero, son sicuro che non lo farai, perché tu sarai